Salve a tutti gente, sono Gabriel Ceus e in questo video vedremo come ottenere il Pikachu Scelgo-Te di Ash in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Molto bene, allora, come prima cosa andiamo nel nostro scanner di QR code per scansionare il codice di Pikachu. E questo Pikachu comunque vi ricordo che è ottenibile soltanto in Ultra Sole e Ultra Luna, non anche in Sole e Luna. Comunque questi due, questo è il codice per la zona europea e US, mentre questo è per il Giappone. Comunque ve li lascio in descrizione. Allora noi appena andremo a scansionare il codice QR, vedremo che ci apparirà il Pikachu con il cappello di Ash. E dopo aver ottenuto questo fantastico Pikachu, possiamo uscire dal QR code dello scanner e dobbiamo dirigerci sull'isola di Akala, nella città di Oana, per poi andare nel percorso 4 che ci porta alla Valle dei Pokémon. Quindi ci dirigiamo verso il percorso 4. Comunque, mentre ci stiamo dirigendo verso la Valle dei Pokémon, vi voglio ricordare che questo Pikachu lo possiamo ottenere anche prima di battere la Lega Pokémon. Quindi possiamo ottenerlo praticamente da subito. Io che non ho ancora finito il gioco, lo sto ancora finendo, ho ottenuto questo Pikachu. Allora adesso che siamo nella Valle dei Pokémon, dobbiamo parlare con questo signore qua che è vicino alla roulotte. Intanto guardate qua, quanti bei Pikachu. Comunque, parliamo col tipo qua della roulotte e ci dirà che sì, sono Gabracheus e così ci darà il Pikachu. Questo Pikachu qua è quello che abbiamo ottenuto prima dall'evento. Poi, a me che non avevo ancora catturato nessun Pikachu, me lo registrerà nel Pokédex e lo registrerà col cappello, perché nel Pokédex vengono registrati i Pikachu anche con i diversi cappelli. Comunque sì, adesso io ho un posto in squadra, quindi Pikachu lo metto in squadra e adesso dobbiamo andare a procurarci la pietra Z per Pikachu e per ottenerla dobbiamo parlare con questo Pikachu qua che è vicino alla tipa e parlandoci. Ci dirà di essere felice di aver incontrato un Pikachu con il cappello e ci darà l'Ash Pikachu Z. Poi, vabbè, anche la tipa dietro ci dice complimenti. E comunque questa pietra Z la potremo usare con la mossa Fulmine di Pikachu, che ovviamente il Pikachu che abbiamo noi conosce. Poi, adesso, come dimostrazione che questa pietra funziona e che la mossa è una figata, vado ad assegnare la pietra di Ash Pikachu Z a Pikachu. Quindi la pietra è questa qua e adesso vediamo che ovviamente Pikachu è l'unico che può ottenerla e quindi adesso gliela diamo al nostro Pikachu. Aveva già una piuma bella che probabilmente ce l'aveva già con l'evento, ma adesso gli diamo la Ash Pikachu Z e adesso andiamo a provarlo in una battaglia con un Pokémon selvatico. Bene, guardiamo un momento le info di Pikachu, vedete? Conosce Fulmine, Attacco Rapido, Tuono, Eco d'Acciaio, l'abilità è statico, gli abbiamo appena dato l'Ash Pikachu Z e avrà questo fiocco qua che è praticamente il fiocco suo dell'evento, che è, boh, fiocco desiderio, ok? Poi vediamo il suo allenatore originario era Ash e poi niente. Ora andiamo a cercare un Pokémon selvatico per sfidarlo. Bene, abbiamo trovato qualcuno, vediamo chi è. Ed è un Lillipup. Ok, perfetto Lillipup, tu adesso verrai fulminato. Quindi adesso vediamo un po'. La mossa ovviamente che andremo a sostituire è quella di Fulmine. Ha una potenza base di 195 ed è una mossa speciale. Ovviamente ecco qua, adesso abbiamo ci dà il pugnetto, anche la coda. Adesso attiviamo il potere Z. Ah bene, adesso abbiamo blasterizzato quel Lillipup, perfetto. Bene, la mossa avete visto è una figata, ovviamente la può conoscere soltanto questo Pikachu qua. Per questo video direi che è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi per futuri nuovi video. Alla prossima!